Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima puntata di The Sims 4. Kiss for you. Come vedete, siamo da Maya and Family e siamo nel ristorante. Guardate dietro alle sue spalle chi c'è. Finalmente ho beccato durante la registrazione la critica gastronomica, perché ogni volta avviene quando io gioco da sola al ristorante e voi non siete qui ad osservare. Per fortuna oggi è venuta e ha iniziato con 3 stelline, ma il nostro locale è già arrivato a 4. Speriamo, speriamo vivamente che alzerà il suo voto. Comunque, con Maya mi volevo un attimo ricollegare alla puntata che avete visto lunedì, ovvero della crescita di Michael, quindi che è diventato giovane adulto e che ha una fidanzata che adesso convive anche con lui, Micaela. Ok, la stessa sera, quindi voglio far finta che questa sera Summer, quindi la sua sorellina, è lì alla festa, all'Usio Mirastella, insomma, e che ha appena saputo da Poppy che appunto Michael, il fratello, si è fidanzato. E lei, quella poveretta di Summer, sconvolta, ha mandato un SMS alla sorella che è qui al lavoro, perché Maya è l'unica che sa di questa sua cottarella. Lei si confida tanto con la sorella e quindi gli ha mandato un messaggio tragico, tipo: sorellina, Michael si è fidanzato, cioè è una tragedia, insomma. E Maya la sta consolando, insomma, gli sta rispondendo all'SMS che non vede l'ora di chiudere il locale e di tornare a casa per consolarla. Quindi in questo modo mi sono anche ricollegata un po' a quella puntata, perché comunque Michael, Summer, la mia idea di Poppy e Summer, cioè insomma ragazzi, cioè ci sono tante tante cosette in pentola, tra virgolette, che io ancora non ho letto i vostri commenti, perché sto registrando subito dopo quella puntata. Quindi io non so effettivamente voi che reazioni avete avuto a quelle news. Oddio ragazzi, mi è troppo da ridere perché ho scombussolato un'intera storia. Perché in pratica, come... Ah sì, è vero, lei è la nostra cameriera, ma perché non è la divisa? Perché in pratica Michael ha una fidanzata e Poppy è innamorata di Summer, quindi in realtà è lesbica. Ok, lei prende appunti. Ok, già è a livello 4. Diamo anche una priorità alle ordinazioni. Comunque la mia chef è bravissima. Guardate qui. Sformato di pesce. Ehi, non esce? Mannaggia, non esce. Comunque lo sformato di pesce era eccellente, così come il vino. Vabbè, adesso vediamo le cose che arriveranno qui. Controlliamo la situazione. Sono le 10:20. Noi comunque per mezzanotte, insomma, chiuderemo. Ti è piaciuta la cena? Sono molto contenta. Oh, spero che tu abbia molto appetito. Fammi sapere se oggi hai bisogno di un consiglio. Quanti punti ho io nel locale? 1000. È vero, perché c'è un premio che io potrei sbloccare per sapere, come dire, per consigliare i piatti più costosi. Ah no! Aumenta la frequenza con cui i clienti chiedono consigli per i piatti. È sbloccato dall'extra clienti curiosi. Io devo prima sbloccare questo e posso farlo. Clienti curiosi, però così perdo tutti i punti. Vabbè dai, così proviamo questa cosa di consigliare i piatti. Poi io mi metterò lì a, come dire, a conservare altri punti per vedere, insomma, gli altri tratti premio. Vediamo un po' a chi, ma che succede? Vediamo a chi potrei consigliare qualcosa. No, controllare la situazione. Qui come va? Controlliamo la situazione. Vedete, pesce fritto eccellente. Brava la mia chef, brava la mia chef. Infatti adesso passerò un po' per i tavoli a lodare il mio personale. È arrivato il piatto alla critica. Ok, macedonia di frutta di plasma eccellente, il vino eccellente, ottimo. Però non esce niente sui clienti curiosoni.
Ah, oppure forse, non lo so ragazzi, forse da soli mi prendono i piatti che costano di più? Va bene, comunque dobbiamo assolutamente promuoverla a chef di livello 4, perché è bravissima. Oggi è giorno di promozioni, promuoviamo tutti, perché sono veramente molto bravi e magari così la prossima volta posso... La cameriera, la prossima volta posso, come dire, prendere un nuovo chef. Sei felice? Una promozione per me, naturalmente accetto, era ora, voglio dire, grazie signora Holiday. A te invece ti lodo perché lei, per esempio, c'è da poco tempo. La lodiamo quindi, anche perché non si è messa la divisa e questa cosa non mi piace. È straordinario, sapevo che eri un ottimo capo a prescindere da quel che dicono tutti gli altri. Meravigliosi, cerco di essere un modello, come dipendente, il mio impegno inizia a dare i suoi frutti. Recensione da 4 stelle. La qualità del pasto è stata una piacevole sorpresa, considerato il prezzo tanto ragionevole a cui mi sono servito. Questo locale diventerà sicuramente tra i più consigliati nella zona. Grazie, veramente grazie. Però siamo ancora a 4 stelle. Va bene, dai, stiamo andando bene. Diamo il benvenuto. Qui va bene, no? Ho già dato, cioè ho già controllato. Sì, ah no, controlla la situazione al tavolo. Qui c'è un nuovo cliente. Diamo il benvenuto e aiutiamo la cameriera, dai. Allora, lei è anche una vampira, comunque. Non so, per esempio, se la cameriera me la cambio, perché loro tre come staff mi piacciono. Mi piace tanto anche il signor Kengo, molto particolare. Mi piace. All'inizio era un po' scorbutico, ma da quando l'ho promosso è diventato... Ah, bravissima, brava. È arrivato il cibo. Ragazzi, eccellente, eccellente. Ma io potrei iniziare ad aggiungere anche i cibi sperimentali allora tra poco. Uè là là. Lodiamola, lodiamola, perché vedete, io posso ancora promuoverla. Lei era rimasta forse troppo indietro con le promozioni, perché altrimenti questo qui non mi uscirebbe. Grazie, penso di essere davvero formidabile. Quanto sei carina, Camilla. Vediamo un secondo. No, qui, ma qui al personale. Ah no, ok, lei è soddisfatta. Ok, soddisfatta, loro sono neutrali. E lui è neutrale, forse la promozione serve. Ma sì, dai, promuoviamolo. Proviamo lui. Lui sicuro. Lui è livello 4. E lei va a livello 2. Allora sì. Sì, promuoviamo tutti. Basta, ho deciso. Promuoviamo. C'è anche il cliente qui fuori. Quindi controlliamo. Oh, che bello, si sono seduti anche qui. Ma che romantici. Comunque, basta. Si è fatta l'una e voglio togliere la missione a nuovi clienti. Basta così. Anche perché ormai le ordinazioni sono partite e non posso perdere gli ingredienti. È straordinario, sapevo che eri un ottimo capo, a prescindere da quello che dicono tutti gli altri. Sì, forse lei rispetto a Sergio è un po' più severa, ci tiene che questo locale vada alla grande. Avete ordinato? Tutto a posto? Controlliamo anche la situazione. È una bimba. Controlliamo di nuovo anche qui. Oh mio Dio, i piatti sporchi. Dai, quanto menta a questa parte. Comunque il valore del pasto è eccellente. E in effetti sì. Ok, è arrivato il cibo. Vediamo un po'. Eccellente, eccellente. Quindi io posso aumentare il livello dei cibi. Dai, la prossima volta la promuovo a livello 5 e aggiungo altre portate. Quando vedrò che veramente è tutto eccellente e saremo anche arrivati alla quinta stellina, introdurremo il cibo sperimentale. Ok, vai in bagno. È arrivata proprio stanchissima. E poi deve anche... Ah, meno male, lavora alle 3, quindi poi si potrà riposare. Ok, anche qui è arrivato il cibo. Eccellente. Beh, sono molto, molto contenta. Quindi aspetto che anche loro finiscano di mangiare e poi che pagano, se ne vanno e torniamo a casa. Mannaggia, cioè in pratica non abbiamo guadagnato niente questa sera.
Oh, non va bene tutto ciò. Devo assolutamente aumentare tutti gli altri punti. Ho fatto male a spendere quei punti per quel tratto, perché devo assolutamente risparmiare sui pasti, sugli stipendi, sullo corso di formazione, perché comunque ricordiamoci che questa sera io ho pagato la formazione e le promozioni. No, la formazione no, le promozioni ho pagato. Va bene, quindi comunque è stata una serata che serviva, andava fatta. Comunque abbiamo una qualità del pasto formidabile, tempi di attesa, mi serve il nuovo chef, quindi nel momento in cui lei è arrivata a livello 5 posso assumerle un aiuto chef per lei, però il valore, quindi il guadagno per i clienti è ottimo. Ok, abbiamo chiuso, quindi possiamo andare a casa. Oh, piccola! E fa subito, sono piccoli problemi di cuore, dati da un'amicizia che profuma d'amore. Sono piccoli problemi di... Oh, ops, scusa, la smetto. Piccola, dobbiamo assolutamente, aspetta, consolarla. Oddio, è arrivata la tua sorellona, eccola. È una tragedia, non mi calcolerà mai. Ormai si è accasato, non è mio. Piccola, guardate che visino che tiene, c'è rimasta malissimo. Oddio, anche a me piace la musica come a lui. Anche noi potevamo avere delle cose in comune. Perché ha conosciuto quella? Ci pensa la tua sorellona a te. Oh, no, ragazzi, ma come sono carine. Così. Meno male che c'è lei. Oh, vedete? È tornato il sorriso. Poi possiamo fare. Controlliamo le emozioni. Adesso ti aiuta Maya, con le tue emozioni. Oddio, proprio sta infuriata, infuriata. Vieni qua. Oh, respira. Ci penso io a te e possiamo condividere il fardello emotivo, perché anche Maya giustamente è rimasta male quanto lei. E vabbè, sapeva che era una bambinata, però non voleva, insomma, darle un dispiacere dicendole che è una storia che non avrebbe mai avuto un senso. Comunque, mettiamola a letto, dai. Quindi, genitorialità, mettila a letto, a nanna, anche perché Maya è stanchissima, Sam si è riposata, però è domenica, quindi puoi dormire un altro pochino. Vedete, lei sta svenendo. Ecco, è andata. Ciao, buonanotte. Oddio, Sergio è sveglio. Vabbè, dammi un attimo. Anzi, Sergio sei sveglio. Infatti lui sta benissimo. E tu ti devi allenare per lavoro. Quindi vai a fare jogging. Vai. Mentre Maya se ne viene qui a letto. Qui sono arrivate le pensioni. E vediamo un po', cioè sta pensando a cosa fare per far passare un po' questo dispiacere alla piccolina. Ok, la lascio riposare. Nel frattempo gli altri anche. Allora, Alice, svegliati che prima ho visto qui le tue pianticelle super super secche. Quindi innaffia tutto. E poi, visto che hanno fame, vediamo un po' cosa c'è per la colazione. Abbiamo dei buonissimi bagel ai mirtilli. Ok, io direi proprio di far colazione qui fuori, visto che domenica è una bellissima giornata, quindi apparecchiamo di marrone chiaro. Vincenzo, tu sei sveglio? Sì. Ok, e lui lo mando in bagno. Così gli adulti qui fanno colazione e tornano a fare le loro attività. Ben alzata, signora! Ti prego, non mi morire oggi. Vai in bagno, fammi una bella doccia, anche perché nella prossima puntata voglio fare il compleanno a Summer. Le mancano 3 giorni, quindi, perché anche a Poppy mancavano 2 giorni, quindi la prossima volta entrambe cresceranno. Quindi magari potremo organizzare una bella festicciola. E oggi ci dedichiamo ad altre attività.
da fare con questa bambina e più tardi Maya parlerà con la mamma per, come vi dicevo, per una soluzione per migliorare l'umore a questa piccolina. Eccoli qui, sono scesi. E là là, Cami, ti vedo in fuoco. Buongiorno! Ok, dai, facciamo colazione. Quindi loro si stanno qua e chiacchiereranno bene in compagnia. Vi ricordo che Alice non è ancora andata in pensione perché ha dei 10 giorni da sfruttare di ferie e perché se vado in pensione io posso, poi dopo non posso più usare sotto le cose scientifiche che sarebbero trovare le stampe spaziali oppure soprattutto questo, l'analisi per trovare l'ultimo elemento. Quindi lei, dopo aver socializzato, insomma, parlato un po' con loro, mentre fa la colazione, va giù e si rimette al lavoro. Quindi rallegra e parlate anche di cucina. Sergio si è allenato, ha fame, quindi vieni anche tu. Però devi continuare ad allenarti, che tu tra 23 ore vai al lavoro. Mentre Vincenzo lo metto qui a osservare il cielo, quindi a trovarmi le altre stampe, e tra poco faccio svegliare anche Maya, sì. Anche Summer viene a fare la colazione, ottimo. Infatti tu chiacchieraci un pochino, racconta una barzelletta e vediamo un attimo, le insegni ad essere responsabile, quindi lei andrà a fare i progetti di lavoro. Ok, tu hai mangiato, allora vatti a fare un altro po' jogging e poi andrai in bagno. Ok, è arrivata Maya. E adesso parlerà con la mamma, quindi faranno una conversazione profonda. Dove sei? Eccoti qua. Mentre Summer, bravissima! Bravissima, sta facendo i piatti ed è qui a lavorare sul tuo progetto scolastico. Ma sei bravissima. Allora, mamma, è successo questo. La sorellina lì, Summer, ha avuto già dei piccoli problemi di cuore. Cioè, è vero che è piccola, però comunque diciamo che ha 14 anni, visto che sta diventando adolescente, quindi va verso i 16, ci sta tutta che ha avuto una cottarella e che ha avuto anche la sua primissima delusione d'amore. Serve qualcosa per tirarle su l'umore. E Maya ha visto che nella cameretta l'ultimo disegno che ha fatto Summer è proprio quello di un gattino. E voi lo ricordate bene, infatti molto, cioè quasi tutti mi avete detto prima che uscisse l'espansione cani e gatti proprio di prenderle un gattino così, con questi colori. Quindi che abbia il manto color nocciola e poi la panciotta bianca. E vediamo, vediamo se in adozione ci dà questo tipo di gatto. Quindi chiamiamo un servizio, perché la mamma è assolutamente d'accordo. Camilla sa che veramente le mancano poche, poche ore e vuole vedere la sua bambina felice. Quindi approfittiamo di fare tutto in queste puntate. Adottiamo un gatto. Oddio ragazzi, vanno bene loro due entrambi. C'è Marilyn. È una bengala femmina sterilizzata però, eh? Però ho visto che se andiamo nella clinica veterinaria noi possiamo anche eliminare lo sterilizzata al trattamento chirurgico, quindi questo non è un problema. Questa somiglia alla nostra Lola, Frankie! Va bene. E poi c'è Decibel. Molto molto carino perché è maschio, però come vedete la maggior parte del pelo è bianco, invece questo è veramente bello perché nel suo disegno Summer voleva proprio raffigurarlo così, non ha fatto le righine nere, ma è lui, cioè è lei, sì, è femmina, è lei ragazzi, e Marilyn è anche un nome molto molto carino, adottiamola e speriamo che questa volta il servizio di adozioni non mi faccia il bug. No, ragazzi, vedete, non viene. Ho il bug delle adozioni. E allora dobbiamo andare nel CAS. Non viene. Io sto continuando ad aspettare. Sto anche vedendo se magari non è passata dal retro, eccetera. Però no. Vedete?
Mentre aspettiamo la signora delle adozioni, intanto io vado a sistemare queste cosette. Ok, volevo mettere la cuccia della gattina proprio qui nella sua cameretta. Poi, sì, la lettiera verde acqua, perché la voglio mettere in questa cameretta. Perché in pratica un domani comunque questa cameretta sarà quella di Summer, perché questa qui a piano di sopra mi rimarrà una cameretta barra nursery per il futuro figlio o figlia di Maya e Sergio. E tutti quanti mi state chiedendo: ma quant'è che arriva? Quando è che arriva? E ragazzi, oggi lo mettiamo in cantiere, come si suol dire. Allora, mettiamo questa. Mettiamo qui nera e la ciotolina rosa, come piace a Summer. E la scatola. Ah, il grattatoio, è vero! Il grattatoio. Potremmo mettere anche un rametto. Tanto è piccola la gatta. Qua. Mettiamoci un rametto qua e vediamo se lo usa. Nel frattempo, poi metteremo le casette. Sì, dai, poi metteremo anche le casette e la scatola dei giochi ce la appoggiamo qua. Gli diamo una bella grande. E che colore? Così? Così carina? Delle belle fantasie. No, troppo carina così, rosa antico, vai, che qua sta benissimo. Ok. Eccola! È arrivata! Maya, corri qui! Presentazione amichevole. Ciao, piccolina! Marilyn. Vedete, dice gattino, ma è femmina, ragazzi. Abbiamo visto che è femmina. Oh, ciao! Ma dov'è quella delle adozioni? Dove è andata? Oddio, ragazzi, l'abbiamo persa! Dov'è andata? No, non ci posso credere. Chiamo un servizio. Vedete, non... è in corso l'adozione, ma io non la vedo. Oh, uffa, io volevo regalare il gattino a Summer. Va bene, comunque, vi stavo dicendo che io oggi voglio mettere in cantiere questo figlio. Allora, Sergio, vieni qui, te la baci, perché abbiamo detto lui, ok, è ancora libero, mentre... Sergio, c'è un mercato in città! Oddio, ho capito che dobbiamo mettere subito in cantiere, ma... Oh, sei esagerato! Lei tra 17 minuti, ragazzi. E allora, amore, senti, che ne dici se... Approfittiamo per fare subito uno cerca di avere un figlio, eh? Ormai è tanto che aspettiamo e il lutto di Carlo è un po' passato, siamo diventati un po' tutti felici, diciamo così. Abitiamo in questa casa, abbiamo sistemato un po' le cose. Approfittiamo perché altrimenti andiamo incontro a un altro lutto e dobbiamo aspettare ancora. Bravissima! Bravissima la mia bambina, sono tanto tanto orgogliosa di te e te l'abbracci affettuosamente. Oh, allora vi mettete fuori a giocare. Beh, la gatta mi è sparita, ragazzi. Allora, gioca con Summer. Giocate e non c'è. Io ho questo bug delle adozioni, non riesco a capire perché. Magari la prossima volta, e quindi proprio il giorno del compleanno di Summer, potrei riprovare a chiamarla, cioè a rifare il servizio o comunque me la inserisco direttamente nel CAS. Ma comunque abbiamo visto che quello sarà il regalo per Summer, dai. Vi ho fatto vedere che riceverà la sua gattina dei sogni. Quindi aspetta, perché prima di andare al lavoro non voglio lasciarvi in questo modo, ma dobbiamo assolutamente andare in bagno. Comunque, vedo qui che il fichi fichi è stato memorabile per tutti e due. Quindi, Maya, vieni qui e facciamo questo test. Tu siediti e aspettala, aspettala con ansia. Vediamo un po'.
Mi raccomando, Maya. Mi raccomando. Finalmente! Anche quest'altra famiglia cresce. Oh, la pancina! Andiamo, andiamo da Sergio. Amore, ce l'hai fatta al primo colpo! Sei veramente fantastico! Stringila immediatamente. Che bello, ragazzi, sono super, super felice. E... Oh! Chissà cosa sarà, chissà, io non ve lo dico, io già so, perché ve l'ho detto che queste gravidanze sono un po' pilotate, ma questa volta non vi dico, non vi dico niente. Allora, vai in bagno e tu ti vai a fare un altro jogging, vai, perché comunque devi finire quella cosa del tuo lavoro, e lasciamo qui, ha vinto la mamma, lasciamo qui le due ragazze a giocare al lama. Comunque la sorpresa non è stata rovinata perché Summer il gattino non l'ha visto. E quindi noi ci prepareremo per il suo compleanno. E forse non so darvi una notizia certa, ma penso di registrarlo subito dopo questa puntata perché sia lei che Poppy devono crescere assolutamente. Voglio vederle adolescenti. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Ci rivediamo nei prossimi. Tanti mi piace e commentini. Ciao! Whoa!